Ciao ragazzi, ben ritrovati di nuovo sul mio canale. Sì ragazzi, oggi andiamo avanti con un altro episodio di Starfield, dove ci siamo lasciati qui, che eravamo in colonia, qui a Sidonia. Avevamo fatto un po' le missioni, dovevamo andare avanti, dovevamo andare a parlare per consegnare delle... dovevamo terminare la missione parlando con un tizio. Quindi oggi faremo questo, ragazzi. Che cazzo sta succedendo? Che è? Che sta succedendo? Ah, sarà fa salta qualcosa. Ok, qui dovevamo andare a parlare lì, ragazzi. Intanto grazie per il supportazzo che mi state dimostrando ultimamente, raga. Grazie veramente. Grazie per mi raccomando, un bel pollicione in su. Colpi questo video, iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdere nulla. Raga, in descrizione tutti i link sono gratuiti, non vi costa nulla darci un'occhiata. Detto questo, ragazzi, andiamo a vedere cosa voleva. Intanto sto facendo detonare il mondo qua, va bene. Piani, però siamo calmi. Dovevo andare a parlare con questo tizio per poi concludere la missione e poi dovevamo andare a fare avanti, diciamo, tante missioni comunque da fare, da spippolare. Ci abbiamo un pochettino da fare, insomma. Va lei, dottor Walker? Prego, vada anche lei, dai, vada. Bravi, arrivo pure io. Vediamo un attimo dove un po' cosa, con chi dobbiamo parlare, cosa dobbiamo fare. E poi andiamo un po' avanti, ragazzi. Io vorrei fare anche qualche missione un po' secondaria, terziaria, ma non lo so, ragazzi. Perché diciamo che le missioni principali sono molto. Cioè, alcuni di voi mi hanno scritto sia su Instagram che su Pazzo fai più missioni principali, anche per un po' spippolare un po' più il gioco. Quindi. Va bene, io accetto i consigli, voi lo sapete. Oh, guarda sta luce del cazzo che mi fa un occhio nero di qua. Qui ci metto una lampada. Vabbè, comunque, detto questo, dettagli. E quindi niente, vediamo un attimo di andare un po' avanti più, spingiamo un po' di più sulle principali e poi vediamo un attimo quello che succede. Poi ma sicuramente, ragazzi, le secondarie saranno anche importanti da fare, dovremmo spippolarcele sicuramente, ma sono sicuro che ce le dobbiamo fare. Ok. Ci ha fatto uscire fuori praticamente. Ah, mi fai uscire. Ah, ma ci ha fatto uscire fuori. Ok, va bene. Sara, sempre con me stai? Brava Sara, mettiti la tuta, vieni. Allora, ci hanno fatto uscire fuori. Dobbiamo andare di qua. Va bene. Ok. Vediamo un po', ce lo spippoliamo un po'. Vediamo. Che cazzo ci... alla nostra nave ci fa andare. Come... Vabbè. Non dovevamo andare a parlare con il tizio. Vediamo un attimo, raga. Mi devo ricordare un attimo. Perché mi ricordavo che dovevamo parlare con quello. Però vabbè, ci fa tornare sulla nostra nave. Vabbè, saliamo a bordo e vediamo un attimo dove siamo diretti. Non mi ricordo dove eravamo diretti. Un attimo, vediamo. Allora fammi vedere un attimo. Missioni. Il comandante Tula dell'avanguardia del Uomo ci ha assegnato un carico. Devo raggiungere l'Uvi. Ah sì, ok. Dobbiamo raggiungere l'Unione Coloniale, Villains, e parlare con il comandante Kiwi. Il capo per conoscere tutti i dettagli. Ok, dobbiamo andare qua, sì, è vero, mi ricordo. Quindi, ok, dobbiamo... Sì, cominciamo a fare anche un po' di missioni dell'Unione Coloniale. Andiamo a fare un po' di cosette, poi un po' a spippolare. Un po' anche queste cose qua, ragazzi. Per quanto, ragazzi, è bello il nostro giovane ragazzo con la chirica. Si parte, siamo pronti. Sì, così cominciamo un po' a spippolarci, ragazzi, anche un po' di missioni coloniali. Vediamo pure come funziona. Tanto le missioni, guardate quanta cazzo ne abbiamo, cioè ne abbiamo fatte tante, quindi c'è molto da giocare, molto da spippolare.
Questo, ragazzi, lo vorrei riportare anche in live per andare molto, molto più avanti insieme. E vediamo però, vediamo perché sono un po' intrecciato da tanti titoli, ragazzi, tanti titolozzi mi hanno dato, tante cose, tanti giochi. Ringrazio di cuore, quindi dobbiamo un attimo un po' vedere un po' il da farsi. Allora, gli scudi perché sono disattivati? No, gli scudi, dagli sembra una botta, anzi, una due bottarelle in più, che non si sa mai. Allora, qua ci sono dei detriti. Mi sa che i detriti si potevano depredare, se non ricordo male. Vediamo un po'. Sono dei detriti. Io non so se. No, queste sono le navicelle. Sembrava dei detriti, perdonatemi. Va bene, allora, mettiamo. La mappa stellare. Allora, dobbiamo andare. Allora, dobbiamo andare. Dobbiamo andare qua, vedi? Come ci vado io, l'uomo? Ah no, dobbiamo andare dalla. Procedi. Qua dobbiamo andare, sì. Viaggia! Dobbiamo andare lì, signori. Vai, è tutto gas! Schiaccia i motori! Luna di Marte, sistema solare, ok. Allora, io direi di alzare i scudi al massimo qua perché vedo un po' di gentaglia. Allora, noi dobbiamo andare qua. Vedo la nave, cioè sicuramente su questa nave dobbiamo andare. L'obiettivo è qua, mi fa andare. Quindi non so se ci fa attraccare mo adesso qua. Vabbè, diamo un 12% di potenza. Vediamo un attimo. Sì, sicuramente la nave mi fa riduciamo un po' la velocità, metti a 11, non ci andiamo come fosse un domani qua. Ma mi fai attraccare, che devo fare, scusa? Sì, sopra la nave. Ma come ci vado sopra la nave, mi scusi? Come ci entro, scusa? Oh, via, no! Sì, scusi, scusi! È la mia prima guida! Mannaggia la miseria, mannaggia! Aspetta, aspetta! È la mia prima guida, scusate. Allora, che cazzo devo andare? Ma dove devo andare, scusa? Dove devo attraccare, scusi? Non ci sto capendo un cazzo. Oh, Mayday, Watson, Watson. Allora, dobbiamo andare qua. Ma come cazzo ci è? Vabbè, scusatemi, scusatemi. Ok, ragazzi, a posto. Dovevo attraccare. Dovevo fare il giro della nave ed è attraccare. Un casino. Cioè, mica mi diceva. Cioè, pure il cazzo l'obiettivo. Mettimi l'obiettivo dove devo attaccare, no? Cioè. Oh no, giù. Oh no, ragazzi. Cioè, ditemi dove cazzo devo attaccare. Mi mettevi il puntino là. Ma meno male perché io ho fatto il giro io della nave. Ho detto, va, fammi fare il giro a me della nave. Fatemi vedere un attimo. Allora, intanto fatemi vedere un attimo una cosa, ragazzi. Vediamo se abbiamo un po' di roba. Salute, inventario. Se dobbiamo posare un po' di roba. Se abbiamo un po' di roba. Le armi ce ne abbiamo un bel po' comunque. Anche che le armi, ragazzi, dobbiamo un attimo pure vedere. Pure, cioè abbiamo troppe armi. Io mi lascerei solo quelli che fanno più danno, sinceramente. Questa danno 4, insomma, non è che fa tanto di danno, eh. Questo fa danno 13. Danno 10, un po'. Non lo so, io mi lascerei queste. Vabbè. Non mi ricordo come si faceva a mettere l'inventario della nave. Andiamo. Andiamo a vedere. Sali a bordo, signori, saliamo a bordo, che siamo attraccati con il cavo. Una specie di tunnel collega le due astronavi. Bello però, molto bello perché ti fa entrare tipo nella flotta. Fico, vediamo cosa ci farà fare adesso il comandante Tula. Vediamo cosa ci dirà. Boh, la pure è bella vedere com'è anche l'astronave, spippolare un po' l'astronave. Speriamo che non ci fanno fare missioni.
un po' che non possiamo fare, sinceramente noi non abbiamo mol, non abbiamo né una nave buona, cioè una nave fa cagà. Infatti, non so, dovremmo anche cominciarla ad aggiornare, vediamo pure quanti. Ma il fatto è che non abbiamo i crediti, porca miseria. Abbiamo speso tutti per il signor Walker, del dottor Walker. Ho speso una marea di crediti per trovarlo, per poi per dirci cazzate. Cioè, sinceramente, mi sta, non lo so. Vediamo un attimo che succede qua. È bello pure vedere, fare un po' le missioni anche dell'Unione Coloniale, a vedere anche Mi pure avrei com'è formata registrato. questa cosa, insomma. Equipaggio al suo posto, siamo pronti a partire. Salve, ma io devo parlare con lei? Bello, bella l'uniforme, la Welcome voglio. aboard the UC Vigilance. Cioè, benvenuto, ok? Benvenuta a lei, benvenuta a lei. Did you have any questions before I escort you to the commander? Qualche domanda prima che ti scorti? Oddio, qualche domanda prima che ci scortano? Nessun. Non avrei. Non ne avrei circa un milione di domande. Ma sono in qui in veste ufficiale per il corno dell'avanguardia. Preferisco parlare col comandante. Cosa puoi dirmi dell'Unione. Vediamo un po' che ci I'm vuol not dire. authorized to divulge information about this vessel. Suffice to say, it's one of the toughest ships in the UC's arsenal. C'è qualcosa che dovrei sapere prima di incontrare il Yeah, comandante? listen to him carefully. The commander's a one and done kind of officer. Vabbè, era In giusto other per sapere. words, he hates to repeat himself. Other than that, just observe standard military decorum and it should keep you from serving any time on the ship's cleaning Vabbè, detail. giusto, è un comandante, che deve fare? Sono qui per. Vabbè. All right, this way, please. Ok, andiamo. So, Seguiamo il tizio you're the qua. vanguard that took down that Sì, Terramorphon sì. Tau Ceti. Allora, ci porterà il comandante You made Tula. quite an impression around here. Salve. Everyone upstairs Qua sì, is la tuta. talking about Salve. it. Bello l'equipaggio. Salve. That must have È been a una nave un hell of a po'. firefight. I almost regret missing out on all the fun. Posso entrare? Of course, we don't normally see that kind of action on the Vigilance, but we have our moments. Immagino, questo momento di gloria. All Immagino. right, Vanguard, take the lift up to Ops. Commander Akande should be waiting for you. Good Cioè, luck. hanno persino un ascensore all'interno. Ok, grazie, molto gentile lei, sì. Com'è? Guardia d'Ufis, grazie mille. Sara, sale. Andiamo a parlare col comandante. Molto gentile, ci ha spiegato un po' come funziona. Ah, c'è anche un altro. Salve. Oh, c'è un appuntamento col comandante. Sottufficiale. I got mess hall duty next week. Dovrò Everybody servire in better take their isolamento. time. Tutti tocca alle mense, signori. Vabbè, io vado avanti, grazie. Figa come si apre la porta, bellissima. Chiudi. Figata. Sara, da cazzo vi? Sara, dove vai, Sara? Buonasera. Hello. Sono Tizio Caio. Salve, devo parlare con il comandante Hi. Tula. Salve. Comandante. Questo è bello il comandante. Ah, there you are. Commander Kibwe Kande, UC System. Glad to have you aboard. Dite a bordo. I was beginning to think you were having second thoughts about Commander Dwala's offer. Tu l'hai stato molto convincente. C'è un bene superiore da difendere, per cui eccomi qua. It appears he certainly picked the right person for the job. So, now that you're part of the team, allow me to introduce you to your Prendi la crew. squadra, la tua nuova casa. This is Quindi, the che fa? La mia operations center nave of rimane the UC attaccata? Vigilance. SysDev's nerve center, dedicated to the destruction of the Crimson Fleet. Ci vorrà più di una nave per eliminare un'intera flotta. Una nave notevole, ma non vedo così cosa c'entri io. Dove si trova il village in questo momento? Cosa di preciso la flotta Cremisi? Ma chiediamo un po'. That's strange. According to your file, you've encountered them before. On Vectera specifically. They were the pirates that attacked your mining outpost. I'm surprised you don't remember. Ci vorrà più di una nave. Whether this ship is impressive or not, you're the key element that Cioè, we've tu been avevi tutto lacking. sto popolo di nave, tutti We questi need hands armamenti, on deck l'esercito, to gli assist dove the Crimson venivo, Fleet. scusa, a battere la Tool and flotta confuse Cremisi, come operation, cazzo chiama? Cioè, evidence, and expose their non lo weaknesses. so, io ho una nave con Capture quattro the missilini di commander's merda, drone questi before hanno he le can pistole actually laser, take cioè, action. boh, non Getting lo inside is going to take some finesse. so. Vabbè, se vuole una mano gliela do, cioè. Lasciaci soli in una stanza che non c'è qualsiasi cosa. Immagino tu abbia già un piano in mente. I do.
Our intelligence has managed to find a possible opening into the Crimson Fleet. Quindi bene, dobbiamo dare guerra a questa flotta Kremisi, insomma. Da quanta cazzo ne so di quelli là fuori. È fatto che noi abbiamo una navetta di me, cioè noi abbiamo una nave, si chiama una navicella. Probabilmente Sorias è in grado di riconoscere un trafficante da un interno di sistema. Come avete attuato questa merce di contrabbando, Aurora? Ma sembra piuttosto semplice. Una volta infiltrata la flotta Kremis, l'operazione proseguirà con la fase di raccolta delle prove. Quindi dobbiamo andare sotto copertura. Sono parecchie informazioni da assorbire, devo avere molta fiducia nella mia cucina. Ditemi cosa devo fare. Vediamo, voglio vedere che cosa dobbiamo fare. This entire operation rests on your ability to infiltrate the Crimson Fleet and bring us the evidence we need to take them down. Lo faccio solo per soldi, immagino sia troppo tardi per ritirarmi l'accordo, se la situazione mi sfugge di mano. Then you better learn to swim, because you're diving right into the deep end on this one. I've studied your profile. I know you can do this. So dice lei che ce la possiamo fare, io mi fido del comandante qua. Use your best judgment, trust your instincts, watch your back. Parlo del mio meglio. I wouldn't expect any less. Look. Bene, prima che ti metti al lavoro voglio che una cosa sia assolutamente chiara. As an undercover operative for UC SysDev, you'll be expected to follow our code of conduct and ethics. Certo, questo scemo, mette a ballare la cosa del pollo. And you stand a good chance of spiraling out of control. Mi manterrò lungo la via maestra. Allora, non posso fare promesse, seguirò le regole quando non esattamente in società. Potresti illustrarmi cosa intendi quando dopo la via maestra? Vabbè, mi terrò lungo la via maestra. Anyway, it's time to hand you over to Lieutenant Toft. She'll brief you about the details of the evidence gathering. Il tenente Toft ti darà istruzioni più dettagliate sulla parte. Ok, rimanda al tenente. Arrivederci, comandante. Come potrò restare in contatto con voi? That's easy to answer. You don't. Non lo sto vengono. Ok. Monitoring your activities from the vigilance and attempting to keep it within your facility. Va bene. Avete tutti gli strumenti, va bene. When you gather enough evidence and at the completion of your assignments, head back here for a debrief. Beyond that, you're completely on your own. Hai qualche altra emozione? Che succede se mi arrestano? Me ne sono sotto. Potresti dirmi qualcosa? Vabbè. Perfetto, ragazzi. Allora, dobbiamo parlare con il tenente. Eccola qui. Tenente. All right. We don't have a lot of time, so I need you to listen up. While you're working undercover, it's imperative that you gather as much evidence as possible. You find any records that look suspicious or incriminating, you bring it to me. Is that understood? Certo, credo di aver capito. Commander Akande's entire operation is resting on your shoulders. Ci prova, ci proviamo. Guarda sto cazzo di sole di merda. Si calmi, tenente. Se ci sono dei dati incriminati, li troverò, ma mi sembra che per te quella della flotta Kremis sia una questione personale. Ti sembra bene. Minor skirmish you had with them on Vectera was nothing compared to the death and destruction those pirates leave behind. If you've seen what I've seen, you'd understand why I'm pushing you so hard. Vabbè. That's all we're asking. Ci proviamo, signori, a fare la messa sotto copertura, poi vediamo quello che succede, signori. Has authorized a credit disbursement for each piece of evidence that you return. Non lo so, mi dovrei pagare, che fate, io mica lo faccio gratis, grazie. It's not generous, it's motivational. Commander Akande's quanti crediti parliamo, però? Abbiamo caricato un container di Aurora nella tua stiva della tua nave, ti forniremo anche... Verso Sidonia, metti il contatto con Sorian Bo, c'è un po' di fortuna, ci pensiamo adesso verso... Andiamo tutto quanto, ok, arrivederci. Ok, signori, possiamo tornare alla nostra nave. Ci ha caricato questo container di Aurora che ci servirà. Salve. Che ci servirà per. Sara, ma che cazzo? Sara. Been a long... Okay.
Andiamo. Salve, arrivederci, sottufficiale. Allora, vabbè, dobbiamo riandare alla nostra nave e dobbiamo riandare a Sidonia e dobbiamo contattare quello lì dove ci dobbiamo mettere sotto, in sottocopertura, dobbiamo fare una missione sotto copertura. Vediamo un po' se saremo in grado di farlo, una missione sotto copertura. Ok, saliamo a bordo della nostra nave. Vediamo se ci ha caricato la roba che ci ha detto, ovviamente, sulla nostra astronave. Dobbiamo vedere, no, mo, non mi ricordo come si apriva l'inventario della nave. Un punto sul combattimento lo vorrei, sinceramente, ragazzi, però. Le armi balistiche, mi dico, 10 anni, 10 anni in più. Vabbè, raga, facciamo qua perché ci serve. Almeno cominciamo a avere un po' uno, un po' tutto quanto, perché poi la scienza qualcosa abbiamo, tecnologia pure, abbiamo quasi tutto. Combattimento ci serviva. Allora, vediamo un attimo, io voglio vedere. Vabbè, quindi mo dobbiamo fare missioni. Raggiungi Sidonia, ok, dobbiamo fare questo, ok, quindi andiamo, vabbè, raggiungiamo Sidonia, quindi torniamo un'altra volta su Marte, quindi Marte vedo che è molto, c'è molto, molto interazione con il pianeta Marte comunque, si sgancia. Ok, mettiamo la mappa stellare, andiamocene su Marte. Sidonia, vai, si atterra lì. Andiamo. Ci andiamo direttamente, senza che fa il viaggio. Tanto comunque stavamo molto vicini. La flotta comunque via orbitava qui intorno, quindi nella luna di Marte. Quindi diciamo non siamo dovuti spostare nel sistema solare. Comunque, poi potremmo anche andare a vedere la Terra. Mi piacerebbe andare a visitare la Terra pure. Vediamo cosa c'è. Cosa c'è pure dopo. Comunque siamo qui. Boh, finiamo un po' le missioni qui. Poi vorrei andare a vedere anche la Terra, a vedere un attimo pure com'è. Com'è questa terra comunque? Cioè, non siete un po' interessati di spippolare anche la. Un po' la terra. Guarda sta cazzo di luce, oh, mi batte il sole, ma che cazzo di. Cioè, ho abbassato la serranda, niente. Sembra che sono investito dal sole, così. Che coso? Stella gemella. Ok, perfetto, siamo atterrati, ragazzi. La nostra nave, vabbè, l'abbiamo lasciata da qualche parte qui sopra. E ok, dobbiamo entrare qui a Sidonia. Scusi, Sara, ma io devo parlare con lei. Ma vabbè, non mi interessa, Sara. Era giusto per vedere un attimo se eri. It's been a long time since I've been to Mars. Sol system. Va bene, ragazzi. Io mi fermerei qui. Quindi facciamo una salvatina, ovviamente. Come sempre, salviamo ovviamente tutti i progressi fatti, torniamo al nostro menu, al nostro punto di partenza. Ragazzi, che dire, grazie ancora di essere stati con me con questo altro episodio di Starfleet. Siamo andati molto avanti, quindi stiamo cominciando a fare anche le missioni dell'Unione Coloniale. Dobbiamo andare sotto copertura, quindi lo scopriremo nel prossimo episodio. Quindi rimanete anche qui su questa serie Starfleet. Raga, sotto nei commenti ditemi anche il vostro feedback, che è molto importante. Anche un commentino per alzare le statistiche del canale. Ragazzi, ovviamente un pollicione in su con questo video. Iscrivetevi al canale, attivate la campanella per non perdervi mai nulla. In descrizione tutti i link sono gratuiti, non vi costa nulla a darci un'occhiata, a passarci quello che volete. Ragà, che dire, grazie ancora per il supportazzo, spero che questo video vi sia piaciuto in mia compagnia. Ragazzi, ci vediamo alla prossima, ciao a tutti.